Stiamo monitorando perché è il nostro lavoro, cioè io credo che in alcune zone ci siano dei comportamenti non corretti che hanno determinato su singoli nuclei familiari o su piccoli gruppi di persone un aumento dei contagi. La situazione è la solita, è quella che è avvenuta a Natale, è quello che avviene in molti comuni della provincia di Palermo, si organizzano le feste, si fanno i veglioni, si organizzano pranzi e cene con un grosso numero di persone e poi si ha come risultato l'infezione diffusa. È una situazione sotto controllo, la stiamo monitorando. L'unico dato vero è che bisogna invitare le persone che proprio adesso che ci stiamo avviando verso una immunità il più largo possibile, dobbiamo avere dei comportamenti ancora più attenti, ancora più rigidi per evitare la diffusione del virus. Però adesso arriva Pasqua e soprattutto ci sarà il rientro di tanti siciliani. Noi ci stiamo attrezzando esattamente per andare in aeroporto in massa, per raddoppiare la nostra presenza negli aeroporti e nei porti e quindi essere pronti a intercettare tutti quanti è possibile intercettare, nella speranza che anche in questo caso ci siano comportamenti corretti e che tutti responsabilmente si vogliano mettere al tampone. Si vogliano sottomettere al tampone, che comunque non è obbligatorio perché le opzioni sono tre. Noi speriamo che tutti facciano il tampone nell'interesse loro e dei loro familiari che vanno a trovare. Per chiudere, oggi inizia la vaccinazione degli over 70. Come sta procedendo questo primo giorno? Primo giorno procede in modo tranquillo, cioè abbiamo cambiato questo target, stiamo comunque continuando gli altri. Vi ricordo che alla fiera ci sono 5 hub vaccinali, come se fossero 5 hub autonomi, perché sono 5 corridoi completamente autonomi. Stiamo andando avanti, speriamo di vaccinare tutti nel più breve tempo possibile.